Mannozzi, Buongiorno. è Massimo Cecchini. Buongiorno. Vi stiamo parlando di barriere architettoniche, anzi lo faremo più tardi nel nostro approfondimento, ma vi stiamo chiedendo qual è la situazione nel vostro paese, nella vostra cittadina. L'SMS è da inviare al numero 335-699-2949. Non solo siamo agli ultimi posti come strutture, ma anche come mentalità, ci dice Giuseppe. Posso magari essere d'accordo, possiamo in parte essere d'accordo su questo, Alessandro? Beh, per esempio la mentalità imprenditoriale manca, perché nessuno fa i taxi per i disabili. Spesso questi servizi sono appaltati ai comuni che hanno i loro mezzi, eccetera eccetera, però si dovrebbe poter chiamare un taxi, si dovrebbe anche, direi, perché risolverebbe molti problemi a tantissimi. Ovviamente credo che se la civiltà di un paese si deve misurare da questo, siamo realmente agli ultimi posti in Europa, come poi tutte le statistiche lasciano intendere. Abito in un paese in provincia di Bergamo, la scuola media è stata ristrutturata, scalinata davanti all'ingresso e un ascensore che non ha mai funzionato, manca il documento di collaudo, Mariella. Queste sono le cose realmente che lasciano anche un po' perplessi e fanno arrabbiare chi purtroppo ha questi problemi. Una scuola appena ristrutturata che manca di ascensori per disabili, che manca di, voglio dire, che offre invece ancora barriere architettoniche. Questa credo sia realmente l'assurdità a volte di questo paese, e la burocrazia non questa fa altro, burocrazia. Esatto, non fa altro che complicare la situazione. Ma un altro dei nostri problemi è anche la burocrazia, interviene anche nelle ristrutturazioni in seguito a eventi sismici. Questo lo sappiamo, è un po' il leitmotiv di questo paese. L'Irpinia ci ha insegnato che è ancora così, ci sono ancora delle case in cui, delle baracche vere e proprie in cui abitano le persone che hanno purtroppo perso la casa. Ma oggi che cos'è? Oggi, circa un anno fa più che altro, c'è stato il terremoto che ha scosso l'Emilia Romagna. 13,3 miliardi di danni. Errani ha parlato di ricostruzione meglio di prima e meglio che in passato. Si fanno i conti a 365 giorni dalla prima scossa. Una famiglia su tre è tornata a casa, ma le piccole imprese continuano a soffrire. Oggi, tra le altre cose, la presidente Boldrini sarà a Firenze e, secondo il CNA, la burocrazia, di nuovo, è il vero nodo da sciogliere. Ascoltiamo da Elena Paba però le particolarità, i dettagli di questa triste ricorrenza. Parliamo di Emilia Romagna, un anno dopo il terremoto, l'epicentro fu tra Modena e Ferrara, un terremoto ovviamente che segnerà, che ha segnato la vita, la storia di una regione intera. 27 furono le vittime, questo è il tragico bilancio, oltre all'economia e all'agricoltura di un intero paese. Oggi vorremmo capire un po' come sta procedendo la ricostruzione e la ripartenza economica, e ne vogliamo parlare con Roberto Ganzerle, assessore all'economia di Mirandola, uno dei comuni interessati dal terremoto. Buongiorno. Buongiorno. Cerchiamo un po' di tracciare le linee di questa ripartenza. Il terremoto è stato un terremoto molto difficile e complesso, perché credo sia stata la prima volta in Italia che un'area che ha un tratto così densamente produttivo è stato colpito in maniera così forte. La priorità quindi è stata quella di rimettere in moto la macchina dell'industria, della produzione, dell'artigianato e dell'agricoltura. Poi si è passati chiaramente a quello che è stato il discorso delle abitazioni. È stato un percorso molto complicato? Un percorso molto complicato, perché manca una legge nazionale che sia in grado di affrontare questo tipo di disastri. Il groviglio delle ordinanze che ha seguito il terremoto è stato molto complesso, e quindi la burocrazia si è dovuta inventare un percorso che, come ho detto, non c'è. Oggi però abbiamo rimesso in moto, come dicevo, gran parte di questa macchina. Stiamo lavorando per, ripeto, tornare a una normalità che comunque è difficile, perché era difficile anche la situazione che c'era prima del terremoto. La crisi ci aveva comunque colpiti, e quindi il nostro obiettivo è quello di ricostruire, sì, ma di ricostruire anche in maniera da superare le criticità che c'erano già prima del 29 di maggio. Se vogliamo tracciare un po' un bilancio per quanto riguarda le aziende, l'agricoltura, com'è la situazione? Ma le aziende sono ripartite nella loro stragrande maggioranza. Per quanto riguarda la ricostruzione del centro storico, a che punto siamo? Il centro storico oggi è un grande cantiere. Su 200 attività in centro storico ne sono rientrate circa 120. Cosa diversa invece per le abitazioni. Siamo
forse a circa un terzo degli abitanti, una certa lentezza nell'andare a recuperare i contributi per i motivi che vi ho detto prima. Ma c'è anche un altro motivo, che è quello di riuscire a recuperare il centro storico in una maniera diversa, e quindi vorremmo usare questa tragedia purtroppo che ci è capitata come un'occasione anche per ridisegnare parti della città che erano già prima in sofferenza. Questo porta via del tempo, significa riprogettarle da capo. Ringraziamo quindi per il suo contributo Roberto Ganzerli, assessore all'economia e all'urbanistica del Comune di Mirandola. Grazie e buona giornata. Grazie a voi per l'attenzione. Tra l'altro, le circa 6.000 aziende agricole dell'Emilia-Romagna sono state appunto danneggiate dal sisma un anno fa, non hanno ricevuto neanche un euro in 12 mesi. Questo lo ha denunciato la Coldiretti. Queste 6.000 aziende rappresentano il 25% delle 23.500 imprese totali danneggiate rilevate dalla Protezione Civile. Non andrei oltre con i dati perché sarebbe soltanto un bollettino di guerra, però di sicuro la normalità di cui si parlava anche nel servizio di Elena Paba sembra molto lontana. Mannozzi. Buongiorno. E Massimo Cecchini. Buongiorno. Vi stiamo parlando di barriere architettoniche.